That's a cool face. Want a date? Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e vi porto un nuovo glitch ragazzi, un nuovissimo glitch che ho sperimentato, provato e tutto il resto, è il glitch definitivo ragazzi. Per fare questo glitch cosa vi serve? Un garage pieno di LG come state guardando e che sia in prima posizione, nella prima posizione della lista dei garage. Quando voi chiamate il meccanico, se lo vedete in prima posizione, allora sarà al posto giusto ragazzi. Allora cosa fate? Andate con una LG mentre un vostro amico cercherà un auto lowrider. Io mi è passato appena davanti, quindi la prendiamo al volo questa auto lowrider e andiamo allo Santos Custom di Bennis ragazzi, niente di più semplice, fino a qui tutto bene. Mentre il nostro amico cosa dovrà fare? Dovrà prendere la nostra LG ragazzi e rimanere sulla LG. Dovrà rimanere sulla nostra LG fino a quando noi non avremo fatto quello che dobbiamo fare. Allora andiamo allo Santos Custom di Bennis, ve lo lascio tutto in maniera integrale il video, anche se dopo sarà mandato in velocità ragazzi, però ve lo lascio in maniera integrale così capirete meglio come funziona il glitch in maniera completa. Guarda se si apre sta cazzo di porta del Bennis. Ok, una volta dentro mettiamo semplicemente il segnalatore ragazzi, dobbiamo mettere solamente il segnalatore. Il momento in cui andremo a mettere il segnalatore il gioco butterà fuori il nostro amico dalla nostra LG e quindi andrà tutto ok. Badate ragazzi, il vostro amico dovrà stare sulla LG perché altrimenti il glitch non funzionerà. Dopodiché andiamo in garage. Una volta in garage cosa dobbiamo fare? Andiamo a sostituire una delle LG che abbiamo in garage, in questo caso la prima LG. Io andrò a sostituire la prima LG. Dopodiché cosa andrò a fare? Andrò a comprare un'altra LG e la metterò al posto dell'auto che ho appena entrato nel garage ragazzi, no? Che ho portato appena nel garage senza problemi. Adesso andiamo a vedere. Andiamo a comprare la LG ragazzi e la sostituiamo con l'auto che abbiamo al primo posto, cioè quella che abbiamo appena messo il segnalatore. Una volta fatto ciò andiamo a sostituirla. Intanto una volta fatto ciò cosa dobbiamo fare? Facciamo uno scambio con una qualunque LG del cazzo, io ce n'ho parecchie invisibili, però facciamo uno scambio con una qualunque LG in maniera tale che l'abbiamo al primo posto e possiamo uscire. Tutto ciò ragazzi solo per avere un po' d'ordine, nel senso per farci un po' di ordine e per capire bene il glitch, per procedere nella giusta procedura diciamo, no? Fatto pure il giochetto delle parole, procedere nella giusta procedura. Niente, dopodiché, dopo che abbiamo fatto questo, andiamo a recuperare un'altra auto lowrider e questa sarà l'ultima volta che noi dobbiamo fare il passaggio, cioè adesso andiamo a vedere. Allora, il primo passo che abbiamo visto di mettere il segnalatore, lo fate una volta sola, poi non dovrete farlo più. Dopo dovete prendere un'auto, possibilmente se trovate la Sultan è meglio ragazzi, io ho trovato la Tornado scusate e andrete a modificarla tutta o fino a quanto potete coi soldi ragazzi. Una volta che avete modificato tutto quello che potete, io adesso non la vado a modificare tutta, innanzitutto il vostro amico dovrà sempre rimanere sulla LG ovviamente come è stato nella prima parte del glitch. Dopodiché comprerete la prima modifica e il vostro amico verrà cacciato dall'auto. Una volta fatto ciò prendete, modificate tutto
quello che potete modificare, ragazzi, ovvio. Fatto ciò, tornate al vostro garage. Adesso andremo a vedere, io sto mettendo alcune modifiche ancora e mettiamo, diciamo, come ho già detto, quello che potete mettere, anche perché quando voi andrete a duplicare l'auto vi darà tutti i soldi pieni, cioè tutto quello che voi avete speso senza problemi, nel senso che se fate 10 copie, tutte 10 le copie, ve le pagherà 800.000. quindi modificate con tutte le modifiche di lusso che potete modificare. Io adesso qui lascio stare perché già il video è abbastanza lungo di suo, quindi non sto qui a mettere tante modifiche, ma metto l'indispensabile. Una volta fatto ciò, che cosa dovete fare, ragazzi? Ve ne tornate in garage. Adesso torniamo in garage. Una volta tornati in garage, ragazzi, non dovete fare altro che mettere l'auto nel garage, come adesso andiamo a vedere. Mettiamo l'auto nel garage, ci dirà garage pieno, quindi questo è un buon segno, e andiamo a piazzare l'auto che abbiamo appena modificato al primo posto, ragazzi, al primo posto. E come state vedendo, abbiamo la nostra auto al primo posto. Fino a qui tutto a posto, voi mi direte vabbè, quindi ok, adesso viene la magia, ragazzi, perché cosa dobbiamo fare? Andiamo fuori in strada, usciamo a piedi dal garage, facciamo richiedi veicolo personale, ragazzi, andiamo a richiedere il nostro veicolo personale. Adesso vedrete nella minimappa che comparirà il nostro veicolo personale. Abbiamo il nostro veicolo personale, che è l'ultima auto con cui siamo entrati, la Tornado, ragazzi, che andiamo a mettere di nuovo nel garage. Ma magicamente si è già duplicata l'auto, e adesso andiamo a vedere, ragazzi. Mettiamo l'auto in garage, e quando noi avviciniamo l'auto al garage, al primo garage, ci dirà garage pieno, ragazzi. Quindi che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo sostituire nuovamente l'auto con la seconda auto, ragazzi, e via di seguito. Come state vedendo, a me ha duplicato altre auto, però non ve le inculate de pezzo, quelle andrete a sostituirle in seguito, perché altrimenti vi scompariranno, ragazzi. Quindi cosa dovete fare? Uscite un'altra volta a piedi dal garage e aspettate altri 3 minuti, ragazzi, come state vedendo. Io adesso mando in velocità il video. Comunque aspettate 3 minuti, recuperate la vostra altra Tornado. Scusate se va un po' a scatti il video, però veramente sarebbe durato una vita, e la sostituite con la terza auto, ragazzi, e fino a qui abbiamo 3 auto. Ripeto, non cadete di striscio le auto che il gioco vi mette, quelle che lui duplica. Voi non ve le cagate di striscio. L'unica cosa che dovete fare, ogni volta, ogni 3 minuti, chiamate l'auto dal meccanico e la mettete in garage e sostituite sempre nell'ordine in cui avete fatto il glitch: la prima, la seconda, la terza, la quarta, la quinta, fino ad arrivare all'ultima auto, ragazzi. Adesso, comunque, come ho detto, vi lascio in glitch in velocità. Guardate il video fino alla fine per capire bene come funziona questo glitch. E noi, ragazzi, ci risentiamo alla fine del video.
What the fuck? Fuck you. Oh, damn. God damn it. That's a cool face. Want a date? Niente ragazzi, ci troviamo verso la fine del video in pratica, e abbiamo diciamo duplicato tutto quanto il garage e lo abbiamo anche venduto, come state vedendo. Sono sparite alcune auto, però non ve ne fotte una sega. Con questo metodo potete duplicare 1, 2, 3, 5 garage tutti nello stesso metodo. L'importante è che lo fate di seguito ragazzi, altrimenti il glitch si annullerà. Per questo video è tutto, un saluto da Maxi, al prossimo video, ciao a tutti!